Dopo tante amarezze nei finali di gara, l'Amen Scuola Basket Arezzo trova la vittoria nel derby con la Sinergy Valdarno, rimontando nell'ultimo minuto di gioco. Partenza sprint degli ospiti che mettono a referto 29 punti nel primo quarto, colpendo ripetutamente la difesa retina con i tiri dalla lunga distanza, ben 5 di cui 3 di un ottimo Bartolozzi. Con il passare dei minuti la difesa dell'Amen si assesta e recupera qualche punto, andando al primo mini intervallo sotto di 6 lunghezze, 23-29. Nel secondo quarto la Sinergy si blocca in attacco, così la squadra di coach Milli riesce a mettere la testa avanti con un parziale di 11-0 a cavallo dei primi due tempi. Nonostante qualche errore in attacco, la SBA chiude in vantaggio al rientro negli spogliatoi 38-35 dopo essere stata anche sul più 7. Il terzo quarto si apre con il peggior momento della SBA, la Sinergy imbriglia l'attacco aretino e con determinazione compie un break di 16-6 in 5 minuti che ribalta l'inerzia della gara. Cosimo Pelucchini segna canestri importanti e tiene i valdarnesi avanti 55-48 al trentesimo. L'ultimo parziale inizia con l'Amen che prova a rientrare, la difesa è finalmente attenta e permette agli Amaranto di impattare a quota 57 con 5 minuti da giocare. La Sinergy non molla, una tripla di corsi e un canestro di tabellone di Bartolozzi sembrano indirizzare la gara, ma la SBA ha un De Bartolo determinato a guidare la squadra al successo. I suoi punti prima impattano l'incontro, poi dalla lunetta firma il più 3, 65-62. Franceschini chiama timeout e dopo la prima rimessa la SBA commette fallo non avendo ancora raggiunto il bonus. Nuova rimessa e Brandini, costretto a lungo a sedere per problemi di falli, segna la tripla del pareggio con 4 secondi da giocare. Sospensione obbligata per coach Milli, che guadagna campo rimettendo nella metà campo di attacco. La palla finisce nelle mani di Tenev che, nonostante l'opposizione di Jovic, riesce da centro area a segnare allo scadere il canestro della vittoria. Due punti molto preziosi per la SBA, trovati in una gara molto complicata per un avversario mai domo e per le condizioni fisiche non ottimali di Rodriguez e Tenev, che hanno dato il loro massimo contributo alla causa. Miglior scorer Amaranto De Bartolo con 29 punti realizzati, il 61% dal campo, ha suonato la carica alla squadra nel momento più difficile. Adesso l'Amen avrà una settimana di tempo per ricaricare le pile e presentarsi alla trasferta di sabato prossimo a Firenze con l'Olimpia Legnaia nelle migliori condizioni. Quando si vince un derby praticamente è sempre cosa magnifica, una cosa meravigliosa. Vincerlo in questa maniera, diciamo così, è per gli avversari sicuramente una doccia fredda, gelata, tanti derivati. Allora noi avevamo Boia Antene perché si è bloccato, letteralmente bloccato con la schiena il sabato mattina nella seduta di tiro. Rodriguez completamente fermo. Un merito va sicuramente a Simone Marraccini che è riuscito a rimetterlo in piedi, a farlo correre e a difendere per quel poco che poteva fare in veramente pochissimo tempo. Però ovviamente il giocatore non era al 100%, si è visto, perché a volte in alcuni momenti della partita non ce la faceva. Ecco. I punti lo dimostrano ampiamente. A parte i punti, è proprio la prestazione in generale. Siamo il derby, c'era molta tensione sin dall'inizio, soprattutto per noi, loro avevano poco da perdere, noi avevamo sicuramente più pressione, giocavamo in casa, dovevamo vincere perché venivamo già da diverse sconfitte allo scadere, quindi è stata una partita molto nervosa, ecco, tesa da un punto di vista emozionale.